Chi fa la santa comunione si perde in Dio come una goccia nell'oceano, la quale non si può più distinguere. Nel giorno del giudizio vedremo risplendere la carne di nostro Signore attraverso il corpo glorificato di coloro che lo avranno ricevuto degnamente sulla terra, come vediamo brillare dell'oro nel rame e dell'argento nel piombo. Quando entra in paradiso l'anima di un cristiano che ricevette nostro Signore, essa accresce la gioia del cielo. Le vengono incontro gli angeli e la regina degli angeli, perché in quest'anima riconoscono il Figlio di Dio. È allora che si trova il compenso delle pene e dei sacrifici di quaggiù. Quanto sono felici le anime pure che hanno la fortuna di unirsi a nostro Signore con la comunione. Brilleranno in cielo come bei diamanti, perché Dio si rifletterà in esse. Oh, quanto sarà bella, miei figlioli, nell'eternità un'anima che avrà ricevuto nostro Signore sovente e degnamente. Il corpo di Gesù splenderà attraverso il nostro corpo, il suo sangue adorabile attraverso il nostro sangue. L'anima nostra sarà unita per tutta l'eternità all'anima di nostro Signore. Allora godrà di una felicità pura e perfetta.